proprio una noia questo precampionato, no? È una noia perché non c'è niente di cui parlare, non c'è niente di nuovo, c'è stata questa festa allo stadium dove abbiamo ammirato dei giocatori, ma senza poter ricavarne nessuna indicazione. Caio Jorge è stata l'unica, secondo me, indicazione positiva, perché dopo tanto tempo è tornato a giocare, e anche a giocare bene. Nicolussi Caviglia ha fatto Nicolussi Meraviglia, come ho sentito chiamare, ha fatto anche un, ha avuto qualche spunto brillante, ma più di questo, Vlahovic ha segnato due gol, Caio Jorge ne ha fatti tre, se non sbaglio. Ma più che quello, quello che mi ha colpito è stato uno striscione, non quello contro Lukaku, perché quello contro Lukaku è stato un, diciamo, quello esposto fuori, e neanche i cori contro Lukaku, perché comunque sia, voglio dire, quella di Lukaku è un'operazione effettivamente sbagliata. Sbagliata economicamente, sbagliata perché va contro la nuova presunta filosofia del club, sbagliata perché comunque sia un'operazione che vuole solo Allegri alla fine, e che probabilmente dovranno fare, perché è inutile che vi sto già di nuovo a ripetere, l'ho già detto in qualche video precedente, Allegri ha un potere contrattuale che gli consente di pretendere. E alla fine della festa Allegri, il quale, non so se avete notato, non è mai stato nominato dallo speaker. Non è mai stato nominato, cioè diciamo che tutto è stato organizzato in modo da poter evitare il contatto tra Allegri e il pubblico. Cioè è stato fatto tutto in modo tale da evitare che venisse contestato. Non c'è stato praticamente annuncio di nulla che riguardasse Allegri, cioè non è stato proprio nominato nulla, e questo secondo me è stato fatto apposta proprio per evitare una pesante contestazione ad Allegri durante una festa. A fine festa Allegri si è detto soddisfatto per aver rivisto Caio Jorge, ma ha precisato che deve stare un anno a recuperare, quindi già ha detto che per quest'anno lui non lo farà giocare. Ha detto che lui con Vlahovic si trova bene, però di fronte ad un'offerta, come ha detto Giunto, che di fronte ad un'offerta rinunciabile lo dobbiamo lasciare andare. Beh, insomma, io quello che a me disturba del calcio italiano, fin da quando ero un ragazzo, io ho sempre detto, ma perché c'è sempre stato questo problema, ma perché si è così ipocriti? Cioè perché uno non dice io vorrei Lukaku perché è più congeniale al mio modulo? Ma sempre, cioè non è soltanto oggi, non è soltanto questo episodio, tutto. Tutto è un'ipocrisia. Non c'è una sola dichiarazione che sia una dichiarazione vera e veritiera. È tutta ipocrisia. Tutta. Perché un proprietario di una società non può dire l'allenatore resta con noi perché il contratto che ha non ci impedisce di poterlo cacciare via. Quindi resta con noi perché lui vuole restare. Perché non si può fare questo? Perché in Italia è così difficile dirsi le cose in faccia? Perché c'è tutta questa ipocrisia? Guardate, io nelle altre parti del mondo, e l'ho girato un po', voglio dire, tutta questa ipocrisia non la vedo. C'è educazione, c'è un modo di parlare. Voglio dire, ma quando uno ha un'opinione da esprimere, la esprime. E quindi abbiamo visto questa ipocrisia in Allegri. Secondo me si vede la stessa ipocrisia in Vlahovic, perché Vlahovic vuole rimanere alla Juventus perché secondo me si è reso conto che lui effettivamente deve ancora crescere, e andando in una grande squadra oggi non sarebbe una prima scelta, quindi probabilmente ha capito che la Juventus ancora ha delle possibilità per, voglio dire, emergere. Secondo me se ne è reso conto, altrimenti
tutte queste manifestazioni di amore per la Juventus, voglio dire, non avrebbero spiegazione, così come bisogna riconoscere che se lui vuole rimanere, non è che con Allegri ci sia tutto questo astio, perché se tu hai un problema col tuo allenatore, la prima cosa che fai è chiedere di essere ceduto. Cioè, se ho un problema con il mio senior manager, signori cari, lì il problema è o io o lui, e essendo lui il mio signor manager, probabilmente è meglio che me ne vado io, ed è più probabile che me ne vada io. Quello striscione, dicevo, che mi ha colpito è stato: se non tifi, se tifi per la Juve solo quando vince, meglio non tifarla. Ora qui tutti diranno, le patenti di tifo, io faccio quello che voglio, ma io sono d'accordo. Io sono d'accordo, ognuno deve tifare come vuole, anche con la protesta, con il silenzio, perché è giusto che, essendo il calcio e la passione, e la Juventus una passione per i tifosi e non un lavoro, ognuno manifesti la sua passione come vuole. Ed è qui che voglio arrivare. Per il tifoso italiano, la squadra del cuore è una passione. Basta. Quindi se qualcuno crede che le contestazioni portano a dei risultati, si sbaglia. Perché in Italia il tifoso, sto parlando di tifosi di squadre di Serie A, poi probabilmente il tifoso, ecco, il tifoso attecchisce laddove il calcio non è ancora a questi livelli professionali, altrimenti ci sono tanti di quegli interessi che il tifoso è l'ultimo che viene considerato, a meno che non sia il tifoso dello stadio. Ma il tifoso dello stadio oggi è controllato in raggi X. Cioè, oggi basta un coro fuori posto e ti danno il DASPO. Quindi, quando ho letto questo striscione, mi sono reso conto che ognuno deve manifestare la sua passione per la Juventus come crede. Quindi io non biasimo chi, come me, le partite le continua a guardare e continua ad esultare in caso di vittoria, incazzarsi in caso di sconfitta, nonostante la consapevolezza che serve un cambio di allenatore, nonostante un disaccordo su come viene gestita. Ma io sono un tifoso, posso soltanto tifare o non tifare. Così come è giusto che un altro tifoso decida di non guardarla più. Ecco, il tifare contro è una cosa che, voglio dire, a me non riesce. Poi ci sono tifosi che riescono a tifare contro, oh, voglio dire, ben venga. Io non tifo contro, cioè io non ci riesco, cioè io, è una cosa che, voglio dire, non riesco proprio a farlo anche con le squadre avversarie. Cioè io, voglio dire, quando andavo a vedere per lavoro, mi trovavo a Milano, andavo a vedere le partite dell'Inter e del Milan, indifferentemente, voglio dire, se non c'era la Juventus che giocava nei dintorni. Ma io non è che facevo il tifo per la squadra avversaria, io andavo, ed era quello uno dei più bei momenti, perché tu non hai la tensione del tifo, ti guardi la partita, ti godi lo spettacolo, non tifi per nessuno. Cioè, tifare contro è proprio una, secondo me, è una negatività che, voglio dire, non ci dovrebbe essere nel tifoso. Però so che molti, voglio dire, insomma, fanno questo, rispetto anche quello. L'importante è rispettarsi tra di noi. L'importante è avere rispetto di come l'altro vuole manifestare il suo amore. È un po' come la differenza tra chi coccola i figli apertamente e chi dice che vanno baciati solo di notte. Io sono per la prima, diciamo, teoria, però rispetto chi applica la seconda teoria. Questa è la cosa più importante. Il rispetto, perché ognuno manifesta le sue passioni come vuole. Sento dire che è arrivato nelle quote dei bookmakers, si è inserito il Milan per Lukaku, perché non ci sarebbero problemi di conguagli, insomma il Milan potrebbe permettersi di
di pagarlo, la qualcosa mi fa anche discretamente piacere, perché voglio dire, io continuo a pensare che l'affare Lukaku Vlahovic sia una bestemmia da tutti i punti, sotto tutti i punti di vista, voglio dire. Primo, perché comprare Lukaku oggi, che non hai, non giochi le coppe, mi sembra una pazzia. Cioè, io venderei senza comprare, perché tu hai soltanto campionato e Coppa Italia. Poi penserei a comprare l'anno prossimo, ma eventualmente. Ma oggi a me sembra stupido spendere soldi per giocatori affermati soltanto perché devi lottare, devi giocare una volta a settimana fino a gennaio e poi due forse a settimana da gennaio in poi. Io venderei, io vi dico la verità, venderei Vlahovic, ma mi prenderei i soldi e forse venderei anche Chiesa e mi terrei i soldi e punterei su questi ragazzi. Io Caio Giorgio lo vorrei vedere giocare subito e rescinderei Pogba, perché Pogba ormai è un, non lo so, insomma, voglio dire, mi sembra un entertainer, come si dice da queste parti, mi sembra più un, no, voglio dire, un intrattenitore che non un giocatore di calcio, poiché so che viene pagato 800.000 euro al mese, che fanno 27.000 euro al giorno. Io credo che, insomma, per uno che abbia giocato 27 minuti in un anno possa bastare per rescindergli il contratto. Ma ancora lo aspettano. Questa è un'altra cosa inspiegabile. Elkan vicino ad Allegri, finalmente si è visto, ma la sua è stata una partecipazione esclusivamente, diciamo, di routine, perché si vede chiaramente che lui non è che gliene freghi tanto di quello che, voglio dire, insomma, sia faccia, dica o non dica la Juventus e il suo staff. Giuntoli mi sembra un po' quello che è stato preso, è stato messo a lavorare, ma gli è stato detto: in questo momento ci sono questi limiti con Allegri, quindi non li puoi superare. E quindi viene a dire uno che a un certo punto dice: vabbè, mi pagate anche per questo e lo faccio. Da questa festa cosa ne è emerso? Un entusiasmo giusto, perché se vai ad una festa, voglio dire, è perché è una festa e quindi vai per divertirti e non vai per intossicarti. E è emerso che Allegri è effettivamente il Deus Ex Machina in questo momento. È il Deus Ex Machina. E quindi o lo accettiamo, e quindi, voglio dire, lo consideriamo un momento di passaggio, oppure no. Il problema per chi dice: io finché c'è questa Juve non la tifo, è uno solo. Il problema non è di questa Juve, non è Allegri. Cioè, il problema di questa Juve è la proprietà. Ora, potrebbe succedere che non cambi mai la proprietà, e quindi potrebbe succedere che chi dice questo non debba mai tifare Juventus. Quindi attenzione alle frasi forti, ma questo lo dico giocando, nel senso che io, voglio dire, ricordandomi molto bene di Agnelli, degli Agnelli veri. Chiaramente con questi non c'è nessun paragone in termini di personalità, in termini di potere, non di ricchezza, di potere, non c'è proprio nessun paragone, in termini di passione, in termini di personalità proprio che davano alla squadra. Quindi, però, non me la sento di dire che non tiferò Juventus finché ci sarà Elkan, come sento dire in giro, perché il rischio è che si debba non tifare mai più per la Juventus. Perché ricordatevi, e di questo poi ve ne parlerò tecnicamente, giuridicamente, Elkan la Juventus non la può vendere. Ma non la può vendere, anche se lui la vorrebbe vendere.
Il calcio d'agosto, il calcio estivo sta per finire, mancano meno di 2 settimane all'inizio del campionato e finalmente potremo vederci più spesso e parlare un po' più di contenuti. FC Intisch, iscrivetevi al canale.